ragazzi, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video, video haul. Era un bel po' che non facevo un video haul, visto che oggi qua a Bergamo c'è stata una giornata veramente uggiosa e ne ho approfittato per andare al centro commerciale e fare qualche acquisto. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per non perdere nessun mio nuovo video, commentate, condividete, seguitemi nel mio Instagram, pirio_live, e vai a visitare il mio nuovo sito internet, vi metto tutti i link qui sotto in descrizione. Allora, iniziamo subito questo video perché so che c'è molta gente di voi che mi segue affiatatamente, dici così, e vuole vedere che cosa ho comprato. Sono andato al centro commerciale Orio Center, vicino a casa mia, si trova davanti all'aeroporto di Bergamo. E sono andato da GameStop e da GameStop ho comprato questo gioco, Triumph Cube del Nintendo DS. L'ho pagato 1 euro, questo gioco è in stile Tetris, ho già visto qualche demo sul cellulare e devo dire che mi è piaciuto sia per il prezzo sia per la grafica che il gameplay, quindi stasera prima di andare a dormire lo proverò. E c'era un angolo super offerte a GameStop, cioè c'era, avete presente quelle ceste con dentro i giochi? Erano delle ceste divise. In questa cesta c'erano dei giochi senza copertina e li svendevano a prezzi veramente quasi regalati, per esempio i giochi della PlayStation portatile, quelli della PlayStation 2 e quelli del computer li vendevano a 49 centesimi l'uno, mentre quelli della Xbox, se non mi ricordo il modello, la Wii, la PlayStation 3 e Nintendo DS a 2,49. Io purtroppo lì ho svuotato letteralmente questi due cestoni, ma non ho trovato niente che mi interessava. Dovrei provare a vedere in altri GameStop, tanto qui nella mia zona ce ne sono alcuni. Poi ieri mi hanno detto che c'è stata l'inaugurazione di un negozio che si chiama ODS, ovunque dolce salato. Non so se anche da voi esiste questa catena, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E per inaugurazione vendevano la crema spalmabile di Mars a solo 1 euro, quindi ne ho approfittato e ne ho preso uno, ci farò un video assaggio a parte. Poi andiamo con il negozio mio preferito, Tiger, ormai queste borse di Tiger le conoscete tutte. Allora, ho comprato per mia mamma questa bellissima agenda giornaliera, non so se si riesce a vedere il colore, ma è un blu velluto molto bella, faccio vedere anche dentro com'è fatta così. E questa agenda giornaliera che voleva mia mamma l'ho pagata a 4 euro. Poi ho comprato questo kit per fare su un portachiavi, pagato 1 euro, ci farò un video dedicato, quindi lo custodiamo insieme questo portachiavi. Poi ho comprato sempre a taglie questo per mio papà, è una piccola fischietta a forma di teschio a solo 1 euro, che devo dire a taglie c'è già tutta la roba di Halloween, bella roba, però secondo me i prezzi erano ancora appena alti. E da taglie alla fine mi sono comprato pacchetto, il classico pacchetto di cicche, 1 euro. Questi erano gli acquisti di Tiger. Poi, visto che io ero in zona del centro commerciale, ne ho approfittato per andare da un'altra parte, da Teddy. Ormai questo negozio è la mia rovina, devo dire la verità. E che cosa ho comprato da Teddy? Allora, ho comprato queste patatine American Fries Custo Barbecue e Curry a 1 euro, ci farò un video assaggio. Poi mi sono comprato per il video assaggio ancora queste bottigliette di plastica Dragon Drink Apfel, un drink alla mela, pagato 65 centesimi. Poi ho visto queste due cose sempre per il video assaggi e non potevo non prenderle. Mi sono comprato, ragazzi, due lattini di bibite Chupa Chups, una all'uva e una all'arancia, le pagate 1,50 euro tutte e due, scusate, vuol dire 1,50 euro l'una. Poi mi sono preso questa bellissima maschera della Anonymous, l'ho pagata 1 euro, ci farò qualche video
qualche video particolare, perché io questa maschera la cercavo, ma costava un botto, invece guardate, l'ho pagata un euro. Poi mi sono comprato questa spazzola, un euro. Perché mi sono preso questa spazzola? Perché mi serviva per la barba. Io ormai la barba me la sto facendo crescere e con questo ho bisogno di cotonarla per farla stare bene in forma. Quindi a un euro ho detto la compriamo. E questa è un altro acquisto. Poi ho acquistato questi che ricercavo, queste monachelle che sono le quelle per gli orecchini a 65 centesimi, qua c'è scritto 55, ma come dico sempre al Teddy dovete sempre leggere il prezzo dove c'è la I. E queste appunto 65 centesimi e ce ne sono dentro 48, ci farò su qualche orecchino. E concludiamo con una penna molto speciale che voglio regalare a mio papà. È una penna a forma di vite. Guardate quanto è bella, ragazzi, e l'ho pagato 2,50 euro. È veramente bella, mi piace un sacco, veramente mi piace un sacco. Che dire, ragazzi, questi erano era il video haul di oggi. Spero che vi sia piaciuto questi miei acquisti che ho fatto. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacione e un abbraccione e ci vediamo prestissimo. Ciao!